La grave situazione che si verifica a Gela a seguito della chiusura della raffineria Eni e la mancata riconversione in Green Refinery è stata ampiamente dibattuta ieri nel corso dell'incontro che si è avuto al Ministero dello Sviluppo Economico, presente la regione siciliana con il governatore Rosario Crocetta, il sottosegretario allo sviluppo economico Simona Vicari, il sindaco di Gela Domenico Messinese ed il suo vice Simone Siciliano. Una forte accelerazione si registra sull'accordo di programma, la cui operatività è stata ottenuta a luglio in meno di un anno. L'amministrazione comunale gelese punta ad un hub energetico green con uno sbocco intermodale come appendice sul Mediterraneo della nuova rete portuale nazionale per rilanciare la vocazione economica del territorio. Incontri con cadenza periodica si terranno con la regione per verificare le fasi di compimento. Gela non vuole vivere di sussidiarietà, ma vuole vivere di lavoro. E su quest'altro fronte abbiamo accelerato le attenzioni sia sull'avvio delle bonifiche, cercando di non farci fregare dalla burocrazia, che di fatto fino adesso a vario titolo ha frenato gli interventi di bonifica, di revamping del sito industriale, ma soprattutto accelerando quell'accordo di programma che può pianificare il futuro del territorio a lungo termine e creare quella alternativa al polo petrolchimico a livello lavorativo che potrà dare nuovamente nuova linfa a tutto il territorio di Gela e dei paesi limitrofi. Intanto si preme sugli ammortizzatori sociali straordinari ed in deroga come sostegno agli operai rimasti senza lavoro. Mercoledì l'amministrazione comunale e la regione incontreranno il ministro Poletti per strappare al governo un impegno concreto. La stessa Vicari, assieme alla regione, assieme al governo, valuteranno quali sono le autorizzazioni da rilasciare immediatamente, perché o i due strumenti camminano assieme o uno è alternativo all'altro. La gente deve continuare a vivere e per farlo ha bisogno di un reddito che venga o dagli ammortizzatori straordinari o dal lavoro. È chiaro che nello stesso tavolo, visto che era contestualizzato l'accordo di programma, si è deciso di dare una data ultima per avere l'accordo definitivo nel luglio di quest'anno. Quindi questo significa tempi record. In meno di un anno sarebbe possibile avere i progetti che dovrebbero cambiare il volto definitivo di Gela per il suo sviluppo territoriale. Ogni esponente del governo dovrà assumersi le proprie responsabilità per il rilascio immediato delle autorizzazioni ai cantieri di bonifica e della Green Refinery, se si ha davvero l'intenzione di salvare Gela, è quanto riferito da Messinese e Siciliano.